sempre nella sua intervista lei parlava della possibilità di investire su quelle persone capaci nello svolgere il servizio di far pervenire nel nostro comune finanziamenti PON, finanziamenti POR, finanziamenti europei e regionali, il tutto per movimentare, oltre alle casse appunto comunali, movimentare anche i giovani per renderli più vicini al paese. A tal punto, qual è la strada che state percorrendo? Bene, questo lo si sta già facendo. Ci sono diversi consiglieri comunali che sottolineo che quotidianamente e gratuitamente sono a disposizione della cittadinanza qui e lavorano alacremente. Ci sono consiglieri comunali e gli stessi assessori che quotidianamente mi sottopongono, con cui discutiamo dei vari finanziamenti regionali, finanziamenti europei a cui possiamo partecipare. Ovviamente c'è bisogno di molta preparazione e molta velocità nel partecipare a questi bandi, perché bisogna avere già dei progetti preliminari quasi pronti per poter aderire. E cerchiamo di collaborare anche con le nostre capacità, con il nostro impegno, con l'ufficio tecnico, con l'ufficio regioneria, per predisporre quanto prima possibile gli elaborati che ci servono per partecipare a questi finanziamenti. Ne abbiamo ottenuto uno, quello per la realizzazione a Parco Le Noci di un campetto polifunzionale. È previsto un campetto dove si faccia basket, calcetto, tennis, e quindi è frutto proprio di un finanziamento a cui abbiamo aderito a livello regionale. Lo stesso efficientamento energetico fa parte di un programma regionale a cui abbiamo partecipato. A breve, a giugno, parteciperemo ad un altro finanziamento per la realizzazione delle strade, della pavimentazione delle strade esterne, quindi per le vie di campagna. Così come anche abbiamo partecipato alla realizzazione all'inserimento più che altro delle telecamere per il paese, quindi un intervento PON. Siamo in attesa di conoscere le risultanze anche in questo caso. Nell'arco di un anno si sono intervallati una serie di avvenimenti poco gradevoli, tra furti, rapine, tra aumenti di spaccio, soprattutto nel centro cittadino. Nel suo programma parlava di istituire dei comitati di quartiere come organo di riferimento, oltre all'avvio della procedura di spostamento del comando dei carabinieri da Molfetta a Mulugno. Il tutto appunto per velocizzare quello che è l'intervento nel territorio. Ma la gente è tuttora impaurita. E a questo come rispondiamo? Questo è, diciamo, il lato dolente di questo anno amministrativo. Lo devo ammettere, perché a livello di sicurezza non ho ottenuto grandissimi risultati e di questo sono molto amareggiato. Però andiamo con ordine. Tutto quello che ho scritto nel programma l'ho rispettato e lo rispetterò. La delibera per il passaggio del comando dei carabinieri da Molfetta a Modugno l'avevamo già predisposta, era già pronta. Il discorso è che la prefettura mi ha indicato come inutile una delibera di questo tipo, in quanto non è un qualcosa che dipende dal consiglio comunale o dalla prefettura stessa, ma dipende da tutta un'organizzazione del mondo carabinieri a livello regionale. Ovviamente con la nascita della provincia BAT potrebbe esserci una rivisitazione dei corpi dei carabinieri, quindi delle varie tenenze, e potrebbe anche essere che venissimo associati al comando dei carabinieri di Modugno. Questo però ovviamente non dipende dalla nostra volontà. Per quanto riguarda la sicurezza locale, dove sono stato anche vittima di atti delinquenziali in prima persona, io, il Presidente del Consiglio, l'assessore Minerva, ma comunque anche tantissimi agricoltori e tantissimi operatori economici del territorio, sono degli atti che non soltanto possono essere considerati delinquenziali e che muoiono lì. Sono degli atti che vanno a ledere la tranquillità di un'impresa, di un'attività artigianale, di un'attività produttiva, quindi che danno la paura al territorio di poter progredire, di poter produrre, di poter fare lavoro. Noi sappiamo che in Italia, ma comunque anche nel nostro paese, abbiamo un'altissima percentuale. In Italia circa il 50% di dipendenti sono dei dipendenti di piccolissime aziende, parlo di aziende che sono al di sotto di 10 dipendenti. Se queste aziende le spaventiamo, se queste aziende muoiono, queste aziende non pagheranno più tasse, e se non pagano più tasse c'è l'impoverimento globale della nostra terra.
Quindi il discorso di sicurezza è un discorso che è molto ampio, ingloba veramente un qualcosa su cui tutti dobbiamo concentrarci e impegnarci, perché non possiamo soccombere di fronte a questo problema. La trasparenza politica forse è stato uno dei punti toccati con una certa celerità. Cosa ne ha portato in buono questo modo di fare? Magari mi ha portato soltanto il dono che impiego un'altra giornata a rispondere ai tanti concittadini che mi chiedono qualcosa in rete, perché la trasparenza porta alla conoscenza, però questo a me non crea problema. Io sono soddisfatto della trasparenza che abbiamo iniziato a impostare dal punto di vista amministrativo. Nonostante abbiamo la telecamera, grazie anche a voi, parodelcolle.net, lo ripeto, che vivete con noi in consigli comunali e li proiettate quindi in tutta Italia. Attraverso la rete siete sempre, tutti i cittadini sono sempre al corrente di cosa avviene. Sull'albero pretorio vengono affisse tutte le determine, tutte le delibere di giunta e tutte le delibere di consiglio comunale che partono da questo comune, in modo tale che ogni cittadino sappia che cosa si faccia all'interno del comune. E la trasparenza porta anche, diciamo, il lato tra virgolette negativo per un amministratore, cioè quello di dover rispondere anche alle tante critiche, alle tantissime critiche che ci sono verso l'amministrazione. Però è giusto che sia così, questo è il primo passo di un cambiamento, tutti devono sapere quello che si fa e tutti devono poter bacchettare il proprio amministratore, perché io mi sento davvero non al di sopra dei miei cittadini, ma sono un gradino al di sotto di tutti i miei cittadini che ho, di tutti, del 50% dei cittadini che mi hanno votato, ma comunque del 100% dei cittadini palesi che ovviamente mi devono dare delle direttive su come impostare la mia vita amministrativa. Quindi il grande dono è il fatto di creare quella auspicata politica partecipata. Sono contento perché, nonostante le, ripeto, tantissime critiche che vengono mosse da tanti cittadini, sono contento che si sta vivendo un periodo di politica partecipata a Palo del Colle. Signor Sindaco, noi dello staff di PaloDelColle.net la ringraziamo davvero tanto per essersi prestato con la sua semplicità e umiltà in questa intervista. Questo è il mio dovere, io ringrazio voi di quello che fate e ringrazio del fatto che potete dare, diciamo, potete trasmettere questa intervista a tutti i cittadini affinché tutti sappiano che cosa si sta facendo e che cosa si farà. Continuo a dire che sono contento di essere il sindaco del mio paese, il paese che amo, la terra che mi ha visto crescere, e fino all'ultimo giorno che Dio vorrà, io sarò a disposizione di tutti. Grazie. Dal Palazzo San Domenico è tutto, arrivederci alla prossima intervista.